modo di bere il tè è origine naturalmente confine tra India e Cina e poi tutto diffuso in Cina. E poi è arrivato questa prima volta in Giappone nel 600, anni 600, però soltanto bevanda strana e poi non è diffusa. E poi dopo circa 12°-13° secolo di nuovo è arrivato in Giappone e poi quella volta è eradicato. In Giappone questo modo di bere il tè, offrire il tè, ha sviluppato in nostra cultura, dentro la nostra cultura, con la nostra mentalità. E allora qui soltanto si offre, prepara una tazza di tè e beve e basta. Non è luogo di chiacchiere, perché per percepire messaggio, capire messaggio dagli altri o da fiori o anche dagli animali, chi non parla, chi non spiega di se stesso, allora noi dobbiamo essere aperti per ricevere questo messaggio. Però per essere aperto oggigiorno a tutte le persone è difficile, perché tutti pensano a questo devo fare, così. Invece cerimonia del tè o nostro modo giusto è stare dritto e aperto. E allora già si vede chi come sta, così allora non va.